Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, abbi pietà di noi. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, abbi pietà di noi. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di far uscire gli apostoli per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini. Ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico, non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta, ma se viene da Dio non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio». Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Parola di Dio. Luce mia salvezza è il Signor. Alleluia. Mia luce, mia salvezza è il Signor. Alleluia. Il Signore è mia luce, mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura?
Mia luce, mia salvezza è il Signor. Alleluia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita e contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Mia luce, mia salvezza è il Signore. Alleluia. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Mia luce, mia salvezza è il Signore. Alleluia. Alle, alleluia, 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 alleluia. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere coi suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pani non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. La prima
lettura. E la fine di quella lunga storia della guarigione dello storpio che era alla portabella del Tempio, che ha fatto tanto chiasso a Gerusalemme. E gli apostoli Giovanni e Pietro sono messi in carcere, predicavano, sono rimproverati, anche minacciati di non parlare mai nel nome di Gesù, ma loro continuavano. E sono chiamati davanti al Sinedrio e hanno detto: ma bisogna obbedire a Dio, non agli uomini, è primo. E hanno dato testimonianza di Gesù, il nostro Gesù, che è risorto. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo. La testimonianza mai possiamo farla da soli. Sempre un testimone è con lo Spirito Santo. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che li obbediscono. All'udire queste cose, essi, quelli del Sinedrio, si infuriarono e volevano metterli a morte. Così semplice la cosa, no? E oggi abbiamo letto il passo finale di questa storia. C'era un uomo lì di buon senso, un tale Gamaliele, che ha detto: ma fermatevi un po'. Fatto uscire Pietro e Giovanni e ha con buon senso dire: ma se questo è degli uomini cadrà da solo, si viene da Dio, non potremo fare nulla. E seguirono il suo parere e richiamati gli apostoli, invece di congedarli e dirle, almeno minacciarli, li fecero flagellare. Ma qualcosa dovevano farle, no? Per essere contenti. E ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. E quindi li rimisero in libertà. E qui voglio arrivare. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel Tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e annunciare che Gesù è il Cristo. Ma la gioia di essere stati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. È un altro segno della testimonianza cristiana. Parlando in linguaggio di ragioniere, potrei dire che nel bilancio la testimonianza sempre perde, va a perdita, si abbassa, perde. La testimonianza sempre ti porta alla sofferenza, alla persecuzione. È l'ultima delle beatitudini. Beate voi quando sarete insultati, perseguitati, quando diranno
ogni sorta di cose contro di voi, mentendo a causa mia, rallegratevi. E questa è proprio la dynamis della testimonianza cristiana. Cioè, da una parte lo Spirito Santo, dall'altra parte la syncatabasis. Perché Cristo è stato condescendente. E la persecuzione e anche le sofferenze sono parte della testimonianza cristiana. Ma qualcuno può pensare che questa sia una spiritualità masochista, ma è la spiritualità del regno di Dio. Quando gli apostoli chiedono a Gesù, ma noi abbiamo lasciato tutto, cosa ci aspetta? Ma avrete 100 di questo che avete lasciato con persecuzioni, cioè con sofferenze, con dolori, anche con calunnie, anche le persone che non versano il sangue, ma che vivono silenziosamente, senza giudicare, che danno testimonianza di mitezza, sempre non guadagnano. La testimonianza cristiana non è per guadagnare. Se io seguo Gesù Cristo per guadagnare, seguo il Dio denaro, l'altro padrone, il quale non si può servire con il Dio, il Signore, o uno o l'altro. La testimonianza cristiana è per questo abbassarsi, e non è per... è questo, sempre chiede abbassamento, anche sempre chiede svuotarsi, annientarsi, come è stato il Signore, come l'ha fatto il Signore. E questi se ne andarono via dal Sinedrio lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi. E come Gesù aveva insegnato. Nel Vangelo ci sono due versetti curiosi. Dopo la moltiplicazione dei pani, allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Gesù non prende questa strada. Il cammino cristiano non tollera gli arrampicatori. Non è per arrampicarsi, per farsi vedere, per pavoneggiarsi come la vanità, è per seguire Gesù. E a Gesù lo si segue sempre sulla strada del servizio, della testimonianza, dell'abbassamento, della condescendenza. E questo ci dà pace e felicità. A me piace tanto pregare il rosario davanti a un quadro che voi mi avete regalato, della Madonna. E la Madonna, e sembra che lei è il centro di questo quadro, di quest'icona. Ma no, la Madonna,
Guardando bene, è la più grande, sembra di essere il centro, ma ha il bambino. E le mani della Madonna sono così, come una scalina. È il bambino che scende. La Madonna è lo strumento per far scendere Gesù. Una mano ha la legge, la plenitudine della legge, l'altra mano si aggrappa al manto della Madonna per non cadere. Il centro è sempre Gesù che viene e lei è la grande madre che ha fatto possibile questo miracolo dell'abbassamento, dell'abbassarsi di Dio per camminare come uno di noi, per essere uno di noi. Preghiamo uni per gli altri perché il Signore ci dia la grazia di dare vera testimonianza di Gesù Cristo. Con la forza dello Spirito Santo e anche con la beatitudine della persecuzione o delle umiliazioni e tante cose che il Signore ha subito nella sua vita. In pace preghiamo il Signore. Gospodi, diminui il nostro diminui. Per la pace che viene dall'alto e per la salvezza delle anime nostre preghiamo il Signore. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante chiese di Dio e per l'unione di tutti, preghiamo il Signore. Per questa santa dimora e per coloro che vi entrano con fede, pietà e timore di Dio, preghiamo il Signore. Per il nostro Vescovo, Papa Francesco, per tutti i Vescovi, per il Venerabile Presbiterio, per il Diaconato in Cristo e per tutto il clero e il popolo, preghiamo il Signore. Per questa città, per ogni città e paese, per i fedeli che vi abitano, per la nostra comunità del centro Aletti, preghiamo il Signore. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace, preghiamo il Signore. Per chi viaggia per terra, mare e aria, per i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro salvezza, preghiamo il Signore. Per custodire integralmente il dono della fede trasmesso mediante il Vangelo e accolto nel battesimo, preghiamo il Signore. Per essere liberati da ogni afflizione, flagello, pericolo e necessità, preghiamo il Signore. Nostro
soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia. Facendo memoria della tutta santa, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, Madre di Dio e sempre Vergine Maria, insieme con tutti i santi raccomandiamo noi stessi, gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio. Te. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, dal lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, l'offerta di questa tua famiglia, perché con la tua protezione custodisca i doni pasquali e giunga alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero della pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio. Yeah.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Proteggi, Signore, con paterna bontà il tuo popolo che hai salvato con il sacrificio della croce e rendilo partecipe della gloria del Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.